Alberto Nicolotto, Team Parma, buongiorno. Le chiedo sul 2-1 al momento del gol del Lecce, in tanti hanno pensato ecco il solito calo di tensione dei giocatori del Parma, adesso arriva il 2-2, poi è arrivato invece il 3-1. Ecco, secondo lei quanto dipende dalla contingenza della partita, dagli episodi, oppure da dal carattere dei giocatori diverso rispetto ad altre uscite del passato? Beh, non so fare la fronte in questo senso, perché non ho termini di paragone col passato, non avendo il polso e vissuto la situazione dello spogliatoio prima. È vero che il 2-1 l'hanno fatto su un tiro da 25 metri, quindi insomma è lecito che negli occhi della gente ci possa essere un tipo di ragionamento di questo genere, insomma, no? Avendo vissuto situazioni passate, è importante che non ci sia negli occhi dei giocatori questo tipo di, e nella testa dei giocatori questo tipo di atteggiamento qui. C'è stata una reazione positiva, questo indubbiamente è stato importante. Credo che la partita di domenica abbia avuto un risultato, un esito finale molto molto positivo in termini numerico, dal punto di vista di quello che è il mio intendimento siamo ancora decisamente lontani, però è un po' nella logica delle cose, abbiamo tempo davanti e avremo modo di migliorare anche questo aspetto, perché sarà fondamentale. Così mi resta stato anche un risultato finale positivo anche per far allontanare quella paura di vincere di cui lei parlava. Beh, i risultati positivi sono estremamente importanti per tanti motivi, insomma, no? Credo che questa sia una squadra che debba ancora trovare la sua quadratura, ovviamente. Non so, mi auguro che il tempo sia il più breve possibile, però c'è da lavorare parecchio. In tutte le parti, io la cosa più positiva che ho visto è l'atteggiamento della squadra, il modo di voler interpretare. Poi dopo si può giocare bene o si può giocare male, è un altro discorso e quello ci si lavorerà. Però l'atteggiamento è stato indubbiamente un atteggiamento positivo. Questo mi è piaciuto, c'è stato da soffrire, c'è stato da lottare, hanno lottato, con degli errori commessi indubbiamente, ma di fronte avevamo anche un avversario messo molto bene in campo, che sapete benissimo cosa aveva fatto una settimana prima contro una squadra titolata per essere tra le prime del nostro campionato, come la Lazio. Quindi tutte queste cose sono state indubbiamente positive. Adesso da qui, dal risultato positivo, dobbiamo capire quali sono ancora i nostri margini e dove si deve e si può migliorare. Questo è il lavoro che già da oggi cominceremo a fare. Un'ultima cosa, il nuovo modulo che lei ha proposto, un nuovo sintetico di Parma precedente, l'ha convinta? Cosa eventualmente è? No, il modulo è chiaramente un modulo provato in 4 giorni, quindi forse neanche in 4 giorni, perché dal primo giorno che sono arrivato chiaramente non si è parlato assolutamente poco, di quello che doveva essere un aspetto tattico, quindi veramente non c'è stato molto tempo. Però ci sono state delle indicazioni importanti per me. Ho capito quello che hanno fatto e quello che secondo me bisogna fare giocando con quel tipo di modulo lì, che non è, perché poi siamo passati contro il 5-2, ma pur passando poi dopo contro il 5-2 ci sono state delle cose che non sono state fatte come si doveva, probabilmente frutto anche di un retaggio poco positivo del passato, e allora magari questa eccessiva tendenza a volte a tirarsi indietro, a schiacciarsi e quindi dare la possibilità ancora più all'avversario di metterti in difficoltà. Poi basta mezzo rimpallo, una mezza sciocchezza che ti può costare il gol e quindi rimettere tutto in discussione. Quindi c'è molto da lavorare in questo senso e lo faremo tranquillamente. Buongiorno, Michele Angella, Teleducato. Le chiedo, a proposito della scelta dell'11 iniziale, la scelta di Musacci è stata una scelta convinta? Lei lo conosceva già questo giocatore, oppure è stata una contingenza dovuta anche all'assenza di Galloppa? E contestualmente le chiedo, Galloppa come si può inserire in questo parco? No, io ritengo che tutti i giocatori che ho a disposizione siano
siano all'altezza di poter dare un contributo. È chiaro che ci sono dei giocatori che conosco meno, Mosacci era uno di quei giocatori, per cui voglio anche vederli, vederli sull'allenamento, le indicazioni a volte non sono esattamente quelle che poi ti aspetti, quindi l'ho voluto mettere subito da un minuto. Direi che ha fatto una buona gara fin tanto che è rimasto in campo, fin tanto che la sua autonomia gliel'ha consentito, e questo è estremamente positivo. Quindi io ho tutti i giocatori, quando li ho e stanno bene fisicamente, voglio che siano tutti con la coscienza di avere una chance di poter giocare. Quindi non so se Musacci probabilmente 2 giorni prima si aspettasse di giocare dal primo minuto, però direi che il suo porsi mi è piaciuto, e questo mi aspetto da tutti quanti gli altri. Un'altra cosa per me, ieri sera visto Napoli-Bologna, oppure non so, la deve ancora vedere, l'hanno registrata, le chiedo che impressione gli ha fatto il Bologna, prossimo avverso. Credo che abbia fatto un'ottima gara in un campo non facile come quello di Napoli, quindi è dimostrazione che domenica troveremo un avversario, come è logico e normale che sia. Non mi aspettavo che questa partita di Napoli desse particolari, come dire, conferme, perché è quello che mi aspetto, ma soprattutto mi aspetto che la mia squadra faccia determinate cose. Poi è chiaro che l'avversario ha una sua incisione nell'arco dei 90 minuti, però noi dobbiamo passare prima di tutto su di noi, a noi, e di crescere noi, poi dopo quello per l'avversario. Se l'avversario potrà dare 10 e dare 10, alla fine tanto di cappello, però se l'avversario non riesce a dare 10, da 7 o 8, da stupidi non riuscire a giocarsela alla pari dando 7 o 8. Buongiorno Paolo Rossi, che è di Parma. La scelta di giocare con 3 centrali in difesa deriva da un suo principio di calcio, da una conoscenza, quella che potrebbe essere dei difensori del Parma, le loro caratteristiche, o magari anche dopo l'occhio con i senatori, che magari ci mettiamo sicuri, quindi non danno 10 gol. No, io credo di fare. Ho fatto nella mia carriera diversi modi, ho giocato spesso a 4, ho giocato a 3, ho giocato in entrambe le situazioni, e credo che il materiale umano che ho a disposizione si presti molto per giocare con una difesa a 3, che però non è assolutamente scontato, quindi ho fatto soprattutto una valutazione in termini di materiale umano, di caratteristiche dei giocatori. Questo credo che sia una cosa importante da sottolineare. E è chiaro che poi dopo dipenderà molto dalle risposte che mi daranno, però ho intravisto delle cose buone e tante immagini ancora da migliorare. Con Stefano Pioli ha appartenuto un po' alla stessa generazione di età, credo sia stati anche avversari di mille battaglie, e mi pare anche compagni al Corso, se non era forse al Mastro di Colazzano, ovviamente fosse qualche insieme. E ci sono gli aneddoti che... No, particolari aneddoti no, è un ragazzo che io rispetto molto per la qualità umana, per lo spessore umano, veramente le capacità tecniche, sono lì, le vedete voi prima di me senza che io stia a elencare, direi che rientra nella categoria delle persone proprio a livello umano che personalmente mi piace.